Expo Milano 2015 al padiglione del Principato di Monaco in compagnia della dottoressa Denise Curcio, a cui chiediamo subito una domanda. Che cos'è per lei Expo? Allora, Expo sicuramente è un'esperienza irripetibile e ineguagliabile, nel senso che è un incontro di culture e scambi di idee veramente eccezionale e non mi ricapiterà sicuramente nella vita un'altra esperienza del genere. Inoltre è appunto un incontro di idee, di progetti tra vari paesi del mondo per risolvere problematiche realmente esistenti e che stiamo sottovalutando, e che veramente bisogna sensibilizzarci tutti a tutti questi problemi per collaborare tutti insieme a migliorare il nostro pianeta. E infatti anche il mio padiglione, proprio in questo, è veramente impegnato, ha tantissimi progetti a riguardo, e quello che appunto mi ha colpito di più è il riutilizzo di questo padiglione, cosa ne verrà fatto dopo l'Expo, che appunto verrà riutilizzato in Africa, perché diventerà un centro di formazione per la Croce Rossa, quindi sarà molto molto utile per un paese che ha veramente bisogno. Ecco, ci può dire qual è il suo ruolo qui all'interno del padiglione di Monaco? Sì, allora, qui al padiglione principale di Monaco sono la team leader e quindi gestisco un gruppo di 11 persone, di cui appunto sono il punto di riferimento e aiuto quindi a organizzare tutto ciò che avviene all'interno del padiglione e gestirlo in modo che tutto funzioni correttamente. Cosa l'ha colpita di più di Expo a 2 settimane circa dalla sua conclusione? Allora, sicuramente quello che mi ha colpito di più è la multiculturalità dell'evento e il fatto che tutti questi paesi stiano convivendo in questo ristretto ambiente, per quanto sia comunque veramente grande come sito espositivo, ma stanno convivendo in modo pacifico tutte queste culture e mostrano tutti i lati più belli del proprio paese e veramente espongono anche tanti progetti veramente utili. E alla fine di Expo noto veramente che l'affluenza è aumentata, anche se non ce l'aspettavamo, pensavamo che ottobre sarebbe stato anzi abbastanza scarso l'affluenza, invece l'affluenza è veramente aumentata, probabilmente anche perché le persone si stanno accorgendo che ci sono veramente cose interessanti da vedere e di cui discutere. Ecco, un'ultimissima domanda. Che cos'è per lei il cibo? Allora, il cibo per me è una cosa essenziale e penso che sia veramente quello che siamo. Noi siamo quello che mangiamo, ed è vero. Poi penso che anche molte relazioni nascono grazie al cibo, quindi è essenziale anche per relazionarsi e per conoscersi. Spesso il cibo diventa anche una forma d'arte, un monumento, però il cibo viene dalle risorse del nostro pianeta, che non stiamo sfruttando nella maniera corretta, anzi stiamo ampiamente sfruttando il nostro pianeta nella maniera sbagliata, senza dare conto a quanti danni stiamo creando. E penso che Expo sia la soluzione a molti di questi problemi e spero che le persone che siano venute in questa esposizione siano sensibilizzate a tutte le problematiche e abbiano trovato veramente delle risposte anche a come gestire meglio le nostre risorse alimentari. Assolutamente siamo d'accordo con lei e ci uniamo a questo appello. E quindi non ci resta che invitare i visitatori che ancora possono venire qui al padiglione di Monaco, vero? Sì, assolutamente, il padiglione di Monaco è aperto fino al 31 ottobre, quindi venite e vi aspettiamo veramente con le braccia aperte, perché abbiamo tanto da mostrare e abbiamo da mostrare il lato di Monaco che nessuno conosce. Spesso viene semplicemente associato al fatto che Monaco è un paese ricco, senza tasse, dove vivono solo persone benestanti, con il casinò e quant'altro, quindi le solite idee che vanno eliminate, perché è veramente, nonostante sia un paese molto piccolo, a livello internazionale fa tantissimo e qui è mostrato proprio questo lato, che cosa fa Monaco nel resto del mondo. Perfetto, siamo curiosi di vederlo e invitiamo tutti a farlo. Grazie mille per l'intervista, buona Grazie giornata. a voi. Buona giornata a tutti. Thank you.
Grazie.